Concorso internazionale 4 maggio, la prima edizione. Devo dire che mi emoziona moltissimo ripetere questo concorso internazionale legato al 4 maggio, che per le persone che vivono a Paola, ma per le persone che vivono nella Calabria tutta, ha un senso di casa. Ci si riconosce nella festa del 4 maggio. E quindi associare la festa del 4 maggio, quindi il nome di questo concorso, all'internazionalità della cosa, mi fa veramente emozionare. Noi ci auspichiamo che questa prima edizione sia l'inizio, perché vogliamo istituzionalizzare questo concorso, e che si prosegua, perché l'associazione Tirrenide, che ha promosso il concorso e tante altre iniziative, tiene molto a tutto ciò. Guardate, la prima edizione è diventata anche una sorta di brochure, niente di più, non si può definire un libretto, ma proprio per dare la soddisfazione a chi ha vinto, per far rimanere su carta ciò che è stato e che verrà premiato, i racconti e le poesie che sono state e verranno premiate. E la prima edizione, dicevo, del concorso internazionale 4 maggio aveva come titolo La festa patronale, aspetti etnografici e religiosi. Io non entrerò nel merito del concorso perché altri dopo di me lo faranno. Vorrei soltanto raccontarvi che cosa succederà nel corso di questa serata. Intanto salutiamo la nostra ospite, che è Maria Antonietta Coscioni, qui con noi, membro dell'Associazione Tirrenide. La ringraziamo per essere con noi. Grazie. È presente anche Radio Radicale. Ringrazio e saluto anche loro. E dicevo, vi voglio raccontare la serata. Nella prima parte ci sarà immediatamente la premiazione. Avremo i saluti dell'assessore Grazia Surace, del presidente del Consiglio Comunale Maria Pia Serranò e del sindaco Roberto Perrotta, che premieranno coloro i quali hanno vinto il terzo, il secondo e il primo premio della sezione racconto e della sezione poesia del nostro concorso 4 maggio. Subito dopo interverrà il presidente della giuria, Loredana Grossi, presidente della giuria, in particolare della sezione racconto breve. Così avremo modo di entrare in quello che è stato il da fare della giuria, no? Che cosa ha fatto, quali sono state qual è stato il modus operandi e anche le motivazioni della premiazione. E in più, e questo lo aspettiamo veramente con ansia, la presidente della giuria Loredana Grossi ci parlerà della seconda edizione del concorso, introdurrà la seconda edizione del premio internazionale 4 maggio, quindi avremo un nuovo titolo al quale già potete cominciare a pensare. Noi invitiamo tutti a farlo, perché voi sapete che la prima finalità dell'Associazione Tirrenide è quello di tirar fuori da giovani in primis, ma anche da quelli che giovani sono stati. E poi ci sarà l'intervento di Maria Cavallo. Maria Cavallo qui con noi al tavolo ed è vicepresidente dell'associazione. E Maria ci farà riflettere sul senso, sul valore di questo concorso, sul senso che noi abbiamo dato e che continueremo a dare. Infine la nostra ospite Maria Antonietta Farina, che tratterà il tema clou della serata, cioè la cultura rende liberi. Abbiamo aspettative su questo. E concluderà naturalmente il presidente dell'Associazione Tirrenide, Carmelo Olivella. Allora, io non vorrei dire altro, anche perché poi entreremo nel vivo della cosa. Però la parte più importante è proprio la prima parte. Quindi io prego l'assessore Grazia Surace di avvicinarsi. Grazia ci porgerà il suo saluto e poi inviteremo anche i vincitori. Certo, prego, il microfono a Grazia Surace, assessore alla cultura del Comune di Paola. Allora, buonasera a tutti. Vorrei dare il benvenuto a tutte le persone qui presenti
Questa sera è una serata che possiamo considerare come conclusiva di un percorso culturale, un premio 4 maggio, appunto dedicato al nostro santo. Vorrei ringraziare le persone qui presenti, ma soprattutto vorrei ringraziare l'Associazione Tirrenide per aver iniziato ad agosto del 2021 questo percorso e quindi aver indetto per la prima volta questo concorso internazionale che speriamo possa diventare istituzionalizzato. Un ringraziamento particolare va alla nostra ospite questa sera, la dottoressa Maria Antonietta Coscioni, che ringraziamo per la sua presenza. È una persona che non ha bisogno di presentazioni. Ma la cosa più importante di questa sera è essere qui riuniti nel dare appunto questo ampio spazio alla cultura. La cultura che a causa del perdurare dello stato pandemico è stata molto penalizzata. La cultura che come la ricchezza ci permette di esprimere noi stessi e ciò che realmente siamo. È un concetto molto importante che bisogna considerare, infatti, la possiamo considerare come la chiave dello sviluppo e della democrazia. Quindi davvero complimenti a tutti i partecipanti al concorso per l'impegno profuso, perché senza la cultura e la relativa libertà sarebbe una giungla. Ecco perché ogni autentica creazione è un regalo, in realtà è una realtà, un regalo per il futuro, visto che la cultura, possiamo sempre ripeterlo, che è l'unico bene che nonostante venga utilizzato e diviso fra di noi, non diminuisce mai, ma piuttosto aumenta. Grazie per averci regalato la vostra professionalità e complimenti ancora. Grazie all'assessore Surace. Adesso rimani con noi, grazie, così provvediamo a chiamare i vincitori. No, facciamo così, facciamo a turno, così premiamo immediatamente coloro i quali sono venuti qui proprio per ricevere il nostro grazie, più che altro. Allora, io inizierei dalla poesia, perché la terza classificata per la sezione poesia è Francesca Immacolata Catera. Le facciamo un applauso. Eccola qui. Complimenti a Francesca. Grazie, grazie per aver partecipato al concorso. E ecco, a lei immediatamente il nostro ringraziamento, oltre al premio in denaro che ovviamente era previsto. Sì, se vuole dire due parole, Francesca può farlo. Allora, io sono molto emozionata e ringrazio tutti per questo importante riconoscimento e basta, grazie di cuore. Grazie Francesca. Ci sono le copie, vero Presidente, di questo? Sì, c'è. Ecco, c'è qualche copia, quindi potete, c'è qui la poesia di Francesca e quindi potete assolutamente leggerla. Sì. Sarà fatto nei prossimi giorni presso il comune. Sì. Giustamente mi ricorda il Presidente che il premio prosaico, cioè il premio in denaro, verrà fatto nei prossimi giorni direttamente dal Comune di Paola. Questo chiaramente è il nostro grazie. Non so se stavi aspettando. Grazie mille, grazie a Francesca Catera. L'assessore rimane perché adesso chiamiamo il terzo classificato per la sezione racconto, cioè Marco Paolo Ferrari. La poesia si chiamava Radici, un titolo evocativo, e invece il racconto si chiama Terra mia. Complimenti, complimenti a Marco Ferrari per aver partecipato, grazie, e complimenti anche per questa bella vittoria. Anche a lui la nostra targa
la targa, i nostri complimenti e in seguito il resto. Certo, assolutamente sì, prego. Devo dire soltanto che sono felicissimo, proprio entusiasta di partecipare, vicino al micro, anche orgoglioso di voi tutti. Grazie. Bene, noi ci auguriamo veramente di poter proseguire con tutti voi. Sono emozionato, non so se sì. È bella. Grazie. Esprimere la propria emozione, secondo me, è una cosa bellissima. Quindi grazie, grazie anche per questo. Grazie, grazie e complimenti. Noi ringraziamo l'assessore Surace. Grazie. Chiamiamo invece adesso il presidente del Consiglio Comunale, Maria Pia Serranò. Un breve saluto per il nostro presidente, poi la premiazione. Buonasera a tutti, io volevo salutare e ringraziare l'Associazione Tirrenide che ci ha dato la possibilità di iniziare le feste del nostro patrono. Oggi è il primo incontro che ci apre le porte della festa di San Francesco, che è ritornata nella nostra città e quindi ci dà un grande entusiasmo e una grande forza dopo tanto silenzio e tanto dolore. Vorrei dedicare questi premi, io sono certa che l'associazione e tutti i presenti saranno d'accordo, a tutte quelle persone in grande difficoltà in questo momento della guerra, quelle famiglie che hanno sofferto, che stanno andando via dalla loro terra, a quei bambini che hanno lasciato le loro case, le loro abitudini, i loro giocattoli e sono lontani dai loro sogni. E questa è una dedica importante perché dà la speranza che tutto possa finire per tornare ancora a credere nelle cose belle. Lasciatemi salutare il tavolo della presidenza, il tavolo al presidente il mio saluto per aver creato questo movimento culturale, per aver stimolato i ragazzi sulla poesia, sul racconto, questi due filoni importanti che stimolano la fantasia, l'intelligenza, la cultura. A volte i ragazzi leggono, noi vogliamo che i ragazzi facciano una sintesi e nelle scuole elementari cominciamo questo lavoro. Ed è tanto difficile che i ragazzi possano sintetizzare quello che leggono, quindi esprimere un'emozione sulla poesia e sui racconti. Mi voglio congratulare con il primo premio sul racconto e il primo premio sulla poesia. Sono certa che questa giuria eccezionale, consentitemelo, presieduta dalla professoressa Loredana Grossi, donna eccezionale, noi siamo orgogliosi di essere donne se pensiamo a lei. Consentitemelo, una persona che ha lavorato nella scuola, che ha avuto generazioni, che ha dato cultura, ma consentitemelo, il senso della vita ha insegnato la professoressa Grossi a tantissimi ragazzi, oggi professionisti della città di Paola, donna impegnata in politica, anche lì ci ha insegnato il servizio. Vincere o perdere non era importante, ma lasciare una traccia è stato importante in questa politica particolare di tensioni, di lotte, homo homini lupus, una lotta continua giornaliera. Lei ci ha insegnato il dono della mediazione. Consentitemi il mio ringraziamento personale per tutte queste sue doti a tutta la giuria. Vorrei salutare anche il dottore D'Alessandro, noto psichiatra che ho incontrato poc'anzi e quindi sono certa che avrà dato anche il suo contributo. Saluto l'ospite, la dottoressa, non per ultima, ma perché è importante averla qui questa sera. Ha lavorato in campo scientifico la dottoressa, nelle associazioni, nell'associazione dedicata a suo marito, Luca, e ha dato... È stata una grande scrittrice, ha fatto un bellissimo libro che poi è stato anche usato nei film, no? In un film importante. Quindi è stata
a 360 gradi è una grande politica europarlamentare e adesso nella Radio Radicale. Saluto i tecnici di Radio Radicale che ci hanno ospitati sul lato con molta disponibilità. Il vicepresidente, la dottoressa Cavallo, che lavora da anni nella scuola, giovanissima, piena di entusiasmo, che ci dà veramente la speranza, ecco, vicina ai ragazzi, quasi in simbiosi con loro, un'amica, no, però una che sa indicare la strada con grande disponibilità e con grande spirito di sacrificio. E per ultima, ma non per ultima, Angela Maria Schiavo, che riesce con la sua voce, col suo tono e con la sua grande preparazione a conciliare tutti gli opposti e a presentarci le situazioni più particolari. Io vi ringrazio, saluto il sindaco, l'avvocato Perrotta, che ha voluto questa apertura culturale nella nostra città. Iniziamo le feste, è vero, fra poco ci sarà il momento religioso, San Francesco camminerà nella nostra città, ci sarà la benedizione finalmente del santo che in tutte le case arriverà, dal mare alla terra, e lo ringrazio per aver lavorato per questa organizzazione, lottato per realizzare tutto il programma che la città si aspettava. Certo, ci sarà naturalmente un po' di sacrificio, un po' di rigidità, spetta a noi mantenere l'equilibrio in questo settore, però è stato bello ricominciare e oggi è il primo momento. Io ringrazio tutti voi, ringrazio l'assessore Surace che lavora giornalmente nelle scuole, che c'è sempre, il suo numero risponde notte e giorno agli insegnanti, agli alunni, alle famiglie, mantiene il trade union e mantiene il trade union con tutta l'amministrazione, è una cosa veramente importante. Saluto la professoressa Cinzia Grossi, che non vedevo da anni, che è arrivata a Paola, anche lei lavorando sempre costantemente nella scuola. Chi dà alla scuola come questi professionisti, noi siamo orgogliosi di avere queste persone, queste donne che portano avanti la cultura che ci rende liberi. Saluto l'assessore Giglio qui con noi, la professoressa che è con noi del liceo scientifico, che lavora anche lei continuamente con progetti importanti, che è Simona Sganga, e tutti i presenti, che sono certa che sono qui per testimoniare che la cultura è l'unica possibilità per uscire dalla casa e portare avanti un messaggio importante, per sentirci veramente uomini liberi. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Facciamo la premiazione. Adesso premieremo i secondi classificati, sia della sezione racconto che della sezione poesia. Inizieremo sempre iniziamo con il racconto. Il racconto si chiama L'ultimo giorno ed è porta la firma di Silvio D'Alessandro. Quindi complimenti a Silvio D'Alessandro, secondo classificato per il concorso internazionale 4 maggio, prima edizione. Grazie, complimenti. Prego, prego. Ci eravamo messi d'accordo prima. Grazie, sono felice, sono contento. Ci sono tanti amici. Se vale qualcosa il racconto, è la prima volta che io riesco a fare qualcosa di piccolissimo per questo paese. Questo paese per me ha fatto tanto. Grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie davvero. Speriamo che sia sempre il primo giorno. La sezione poesia, secondo classificato Federico Mari. La sua poesia si chiama San Dalmazio. Complimenti, complimenti al secondo classificato. Lui. Prego. Prego, prego, certo, certo. Buonasera, io vorrei anche ringraziare molto l'Associazione Tirrenide
ringraziare la città di Paola. Questa è un'iniziativa veramente molto coraggiosa e credo che meriti tutto il nostro plauso, perché veramente di cultura ne abbiamo tanto bisogno e di contributi che vengono da tante parti. Quindi l'internazionalità, oltretutto dal premio, secondo me è una delle cose più importanti di questa iniziativa. Grazie. Questo grazie. Ci conforta molto. Ringraziamo e salutiamo Maria Pia Serranò. E voglio sottolineare che ci ricorda sempre il senso di gratitudine per tutti. La contraddistingue questo grazie a tutti. E non è facile ritrovarsi. Allora, siamo arrivati ai primi classificati e chiamiamo il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, che avremmo voluto qui al tavolo con noi, ma che invece ha voluto sedersi vicino alla sua professoressa, la professoressa Grossi. Eccolo qui. Il saluto del sindaco. Veramente ti devo correggere, perché è la nostra professoressa. Vabbè, non lo volevo dire perché... Perché io ti dico sempre che gli anni per me passano, per te no, però siamo stati compagni di scuola. Lo dice solo a te. E quindi la nostra carissima professoressa. Buonasera a tutti. Vi saluto con grande piacere, sapendo che è un giorno bello, sapendo che è la continuazione di un altro giorno bello, nel quale abbiamo presentato questa iniziativa. Per un sindaco è particolarmente bello, perché gli capita di prendersi complimenti che non sono suoi, perché tante volte il sindaco si piglia improperi che non sono suoi, qualche volta gli capita anche questo. Il signore che mi ha preceduto diceva giustamente quanto sia importante, lo sottolineava, la cultura. È un'iniziativa coraggiosa, un'iniziativa che è stata partorita dalla fervida mente di questi signori, dal presidente, vicepresidente e dalla tutta l'organizzazione che c'è intorno all'associazione Tirrenide, e hanno una madrina di eccezione che saluto con grande piacere, che ci rappresenta un qualcosa del quale dobbiamo essere assolutamente consapevoli e non dimenticarcene mai. Io le dicevo l'altra volta che ho ammirato in tutta quel travagliato percorso, ecco, la grazia con la quale lei affrontava determinati argomenti, e suo marito, quando veniva intervistato, ci parlava di determinate cose e ci lanciava messaggi che, oimè, la classe politica stenta in qualche modo a riconoscersi, perché poi i passaggi si fanno perché c'è gente coraggiosa, gente che vive sulla propria pelle determinate che riporta sulla propria pelle determinate ferite, e poi fa in modo che ci siano determinate conquiste sociali. Per cui grazie per questa presenza, che spero diventi una sorta di abitudine piacevole per noi, spero anche per lei. La presenza sua a Paola ci emoziona e nello stesso tempo ci fa anche respirare a pieni polmoni quelli che possono essere temi dei quali dobbiamo essere assolutamente convinti. Il 4 maggio, dicevi, che cos'è il 4 maggio per un paolano? Ecco, la emozione che abbiamo scorto non tanto nelle parole, ma soprattutto nella voce tremula di Marco e dell'avvocato Ferrari e del dottore D'Alessandro, ci fa capire quanto il 4 maggio sia importante per noi che abbiamo avuto la fortuna di rimanere a Paola, ma quanto il 4 maggio sia importante per chi lo vive da fuori, per chi guarda a Paola e per chi vive il 4 maggio come se fosse più importante di Natale o Pasqua, perché è quell'appuntamento al quale non si rinuncia. E questa vostra iniziativa ci ha permesso anche di riaverli proprio in prossimità del 4 maggio. Io mi auguro che loro rimangano qui a Paola. E col dottore D'Alessandro, Silvia ha detto una cosa bellissima: cioè, la prima cosa che faccio per Paola, Paola ha fatto tanto per me. Io voglio ricordare la sua bellissima famiglia, la sua mamma, il suo papà, voglio ricordare tutta la famiglia nella quale ci siamo cresciuti, perché uno dei fratelli
di Silvio Giampaolo, è stato nostro compagno di scuola, è stato un altro allievo della professoressa Grossi. Le stesse cose, ovviamente gli stessi sentimenti li nutro per la famiglia Ferrari, manca soltanto questo nesso, non c'è stato un compagno di scuola con me direttamente, se no per il resto valgono gli stessi sentimenti. Per cui grazie perché effettivamente è il modo più bello, soprattutto in questo anno in cui si riparte, per riappropriarci di questa festa. Sarà una festa bella? Non lo so, sarà una festa che in qualche modo ci desterà chissà quali speranze? Non lo so, sicuramente sarà una festa che ci farà emozionare, perché dopo 2 anni sarà il modo migliore per noi paolani di riavviare questo rapporto sia con il santo sia soprattutto con noi stessi, e ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno perché, come diceva il Presidente del Consiglio, che ringrazio e saluto, così come saluto e ringrazio l'assessore Surace, ecco, in un periodo particolare c'è bisogno forse di emozioni ancora più particolari. Il 4 maggio ce li dà, e grazie a voi per averci creduto e per aver fatto diventare un'idea nata, perché quando me ne avete parlato la prima volta quasi con timidezza, quasi come se in qualche modo fosse una cosa troppo grande, ma niente è troppo grande per chi ci mette cuore e passione, e voi l'avete dimostrato. Grazie di cuore. Grazie sindaco. Abbiamo voluto mettere un pezzettino di cuore calabrese in una cosa che vuole avere un ampio respiro, e speriamo ce l'abbia. Grazie al sindaco, lo teniamo qui con noi perché siamo arrivati alla premiazione dei primi classificati, sia per la sezione racconto che per la sezione poesia. Quindi chiamiamo immediatamente la vincitrice della sezione racconto. Il racconto si chiama L'ultima promessa e lei è Antonella Perrotta. Complimenti ad Antonella Perrotta. Il suo racconto è qui. Ecco il microfono a lei. C'è un altro Perrotta. Siamo tutti Perrotta. Io ringrazio non solo per il premio, ma soprattutto per l'iniziativa lodevole, il Comune di Paola, l'Associazione Tirrenide nella persona dei suoi rappresentanti e dei componenti dell'associazione. E ringrazio la giuria, il presidente di giuria della sezione racconto e della sezione poesia, e i presenti ovviamente per essere qui, e mi auguro che questa iniziativa sia solamente la prima, sia il primo input per una rivalutazione sia culturale del paese, anche in nome di San Francesco e della festa del 4 maggio. Quindi prosit a tutti. Grazie e complimenti. Complimenti ad Antonella Perrotta. Grazie signora. Grazie a lei. Il presidente della sezione poesia, colgo il là, me l'ha dato Antonella, cioè Martino Ciano, avrebbe dovuto essere qui con noi, però aveva impegni improrogabili, quindi saluta tutti, però cede il testimone in questo caso all'altra presidente, quindi lei parlerà per entrambi. E adesso chiamiamo il vincitore, che è un giovane, il vincitore della sezione poesia. La poesia si chiama Il ritorno, altro titolo evocativo. Il vincitore è Andrea Lobianco. Io vi ringrazio semplicemente perché preferisco scrivere a parlare sin da quando sono bambino, quindi grazie. È una cosa bellissima. Bravo. Grazie, grazie davvero. Continua così, continua così. Noi siamo felici perché, ecco, questo è stato il primo passo, il primo incontro. Abbiamo detto che il nostro intento era ambizioso e speriamo di continuare, proseguiamo su questa strada, vogliamo proseguire, testardi, e vogliamo far sì che, ecco, arrivi a tutti questo messaggio. Dobbiamo essere curiosi, se siamo curiosi apriamo la porta e entriamo in questo mondo. Ed ora... Voglio ovviamente salutare e ringraziare Radio Radicale, sì, perché è qui e quindi non è una cosa che capita tutti i giorni.
e quindi grazie. Ovviamente ci fa molto piacere, perché in alcuni momenti è stata l'unica voce capace di raccontare quello che altri non raccontavano, soprattutto lo raccontava senza filtri, perché quello che succedeva veniva presentato. Per cui grazie a Radio Radicale e grazie a chi ha permesso di averla. Voglio chiudere con un ricordo di un nostro concittadino che ha parlato molto, molte volte e molto bene del 4 maggio, che è un nostro concittadino che per motivi di salute non sta tanto a Paola, e che è Attilio Romano. Sì. Attilio Romano però ci guarda, ci osserva. Sì. Sì. Ad Attilio Romano voglio mandare un grande abbraccio. È l'abbraccio di tutti noi. Quindi abbiamo concluso questa prima parte, che era la parte più importante, perché siamo veramente contenti di avere con noi i vincitori del nostro concorso internazionale. E adesso la scena, il microfono, è tutto per Loredana Grossi, il presidente della giuria della sezione racconto. Dicevo, Martino Ciano non è con noi, ma lei farà le veci anche di Martino. E aspettiamo con ansia, intanto la prima cosa è lanciare la seconda edizione del concorso. Io sono curiosa, molto curiosa. Buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza e per la partecipazione. Eventi come questo ci offrono la speranza che qualcosa ancora si muove nell'intelletto e nel cuore delle persone, e che l'influenza tecnologica e le sciagure di questi recentissimi anni non hanno ancora distrutto l'essere umano. Sembrano frasi apocalittiche, ma la verità, lo sappiamo, è che non ci si guarda più intorno, non si alza la testa per vedere le stelle e soprattutto si evita di dirigere lo sguardo verso gli occhi dell'altro. È un periodo storico calato al ribasso, pericoloso e cruciale, ma finché sentiremo e godremo della bellezza, niente sarà perduto. E Tirreni, della nostra associazione, vuole appunto ricercare la bellezza nei luoghi, nella storia, negli incontri, nella memoria, nella cultura, nelle persone. Impresa titanica, senza dubbio, ma portatrice di entusiasmo e coinvolgimento nel profondo, perfino per un'anziana come me. Già il concorso 4 maggio, dedicato quest'anno alle feste patronali, ha dato il segno del desiderio, a volte inespresso, di ritrovare un'identità personale e collettiva per andare oltre la massificazione banale e spesso anche violenta dei social network. La giuria del premio, nel leggere i lavori presentati, si è commossa, emozionata, divertita, ritrovandosi in quel desiderio di identità che non era prettamente paolano, perché parecchi autori vivono fuori dalla nostra città, perfino all'estero. Abbiamo lavorato perciò con accuratezza e con soddisfazione, non conoscendo i nomi degli autori, ma apprezzando sinceramente ogni loro parola. Alla fine, certo, era necessaria una scelta che è avvenuta con grande serenità e con l'aiuto dei criteri prefissati e della concordia dei giurati, che si sono confrontati in una serie di riunioni online. La tecnologia qualche volta è anche una grande risorsa. Le impressioni ricavate dalla lettura reiterata e dallo scambio di opinioni sono riconducibili ad un legame profondamente avvertito con la terra natia e con le tradizioni collegate ai festeggiamenti del Santo Patrono, ma anche al bisogno di sentirsi parte di una comunità. La spontaneità, la freschezza espressiva, la cura del lessico hanno caratterizzato tutte le opere presentate. La graduatoria è stata perciò compilata in base a parametri oggettivi e punteggi prestabiliti, ma anche attraverso un confronto sereno e costruttivo tra i membri della giuria, che ringrazio sentitamente per l'impegno e la serietà. La giuria ha infine concordato il tema del concorso per il prossimo anno,
che potrà essere elaborato sotto forma di racconto, di poesia o di arte fotografica. C'è una poesia di Montale che inizia con: antico, sono ubriacato dalla voce che esce dalle tue bocche, quando si schiudono come verdi campane e si ributtano indietro e si disciolgono. Ebbene, il tema del prossimo anno sarà proprio Mediterraneo, come il titolo della poesia. Mare in mezzo alle terre, mare nostrum, mare di scambi e di aperture, mare di vita e di morte. Ai prossimi autori il cimento e gli auguri più cordiali. Grazie. La prima impressione avuta al suono del Mediterraneo è un'immensa emozione. Il Mediterraneo è nostro, è di tutti, avvolge, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie, grazie. Adesso la parola a Maria Cavallo, che ci parlerà, entrerà nel vivo di questo concorso, ce lo snocciolerà, come lei sa fare. Allora, intanto grazie a tutti quanti voi. Sì, che si sente? Si sente, sì? Quindi grazie a tutti quanti voi per essere qui presenti a condividere, a partecipare a questa, a questo evento. Devo dire che questo concorso è stato un atto di coraggio, perché di concorsi e di premi letterari ce ne sono tantissimi e ne promuovono sempre tantissimi, per cui non possiamo vantare in questo senso nessuna originalità. Ma siccome un'associazione culturale, e ancora di più Tirrenide, non ha come intento quello di vendere prodotti esclusivi nel mercato culturale, termini che io insomma condivido poco, ma che effettivamente appartengono a questo tempo e ai suoi linguaggi. In realtà questa iniziativa si inquadra in un cartello più ampio di idee e di progetti dell'associazione e risponde a un obiettivo di fondo, che è proprio quello di tenere accesi e vibranti gli stimoli verso la cultura. Cultura intesa non come sacrario e come sudario, ma soprattutto come tensione, come spinta verso la curiosità, come sete di conoscenza che lo spalancare scenari sempre nuovi e vasti ci renda veramente liberi, liberi e diversi, aggiungerei, tenendo conto che la diversità deve essere assunta come categoria non di giudizio ma di valore. E questa tensione, a parere nostro, deve prima rivolgersi ai luoghi, alla storia, alle personalità, alla lingua, ai paesaggi interiori ed esteriori nei quali ci muoviamo e ci orientiamo, e che sono il bagaglio con cui viaggiare nel mondo, realmente o virtualmente, e incontrare il mondo che viaggia verso di noi. Perché è questo patrimonio che ci portiamo dietro, la vera moneta di scambio nell'incontro, attraverso cui ci facciamo conoscere, attraverso cui comunichiamo, e che ci permette di interpretare il mondo nel confronto tra ciò che siamo noi e portiamo noi e ciò che sono gli altri e portano gli altri. In quest'ottica è chiaro che dobbiamo anche definire il concetto di identità, che non può essere certamente una conquista permanente e una chiusura di confini. I confini sono importanti e vanno tracciati, purché riconosciamo nei confini lo spazio della soglia, che è proprio il punto di incontro, è il punto dello scambio, dell'arricchimento, del cambiamento. La cultura non come accumulo di sapere è euforia intellettuale, chiaramente, ma come possibilità di agire sulla realtà, di modificare la realtà e di modificare i nostri comportamenti. La cultura come movimento e i confini come quel varco in cui sconfinare e quindi veramente liberarci, aprirci al dialogo più consapevole, più costruttivo
con la modernità e con l'internazionalità. Quindi parliamo di un'identità che non è uno stato di conservazione, che non può essere autocelebrazione, perché ahimè nelle autocelebrazioni purtroppo vengono sempre gli stereotipi, i luoghi comuni, che però si chiamano marcatori identitari, sui quali devo dire anche noi un po' ci adagiamo, e quindi nduja, cipolla, una manciata di Magna Grecia, una spolverata di santi e profeti, da cui magari aspettiamo ulteriori miracoli. La cultura come movimento, dicevamo, sì, bisogna essere sempre in movimento, bisogna sempre continuare a diventare più che ad essere e a reinventare e a non essere indifferenti a noi stessi, perché questo è il rischio che corriamo tutti oggi. E non è sempre frutto di indolenza o di pigrizia, ma che effettivamente siamo perennemente distratti dal fare continuamente qualcosa, ovviamente costretti dalle necessità contingenti del vivere quotidiano. Il viaggio quindi come metafora della vita e della conoscenza, non solo individuale ma anche collettiva, perché come si legge in una famosa poesia di un poeta greco moderno, ciò che conta non è Itaca, non è la meta, ciò che conta è avere un'Itaca che ci costringa al viaggio, un viaggio che è sempre ricco di avventure e di nuove esperienze, un'Itaca che ci dobbiamo augurare di raggiungere il più tardi possibile, proprio per prolungare quello stato di viaggiatori e di scopritori che si nutrono continuamente di stupore e di meraviglia. Mi è capitato in questi giorni, ora io non mi sono messa d'accordo con lei, giuro, di avere fra le mani evidentemente c'è qualcosa che filtra, di avere fra le mani un libro che non c'entra niente con il tema di questa sera, ma di cui mi ha incuriosito il titolo. È un testo che raccoglie il carteggio fra due poeti, fra cui Montale, e credo sia proprio un'espressione di Montale, che dice: ciò che è nostro non ci sarà tolto mai. Titolo piuttosto semplice, chiaro, anche prosaico se vogliamo. Eppure, nella sua semplicità, mi ha suggerito una cosa importante, e cioè un invito prima di tutto alla responsabilità di costruire un noi, di costruire il nostro. E perché allora lo scippo, la rapina, il diventare poveri non è sempre frutto di un atto criminale degli altri nei nostri confronti. E penso che questi rischi si sventano se ciò che abbiamo costruito come collettività e che abbiamo ereditato dal passato, che è un altro noi, come patrimonio materiale e immateriale, dobbiamo possederlo veramente, ma per possederlo dobbiamo conoscerlo. E una volta che lo conosciamo e lo possediamo, lo proteggiamo, ce ne prendiamo cura. Ma soprattutto non basta prendersi cura di quello che abbiamo, dobbiamo trasformare quello che abbiamo in narrazione e in continuazione. L'animo umano però è strano, perché le cose che abbiamo sotto gli occhi, delle cose che abbiamo sotto gli occhi non ci prendiamo cura, non ci suscitano curiosità. Smorziamo il desiderio quando l'occasione di soddisfarlo è facile, rimandiamo la visita o la conoscenza di qualcosa perché tanto ce l'abbiamo a portata di mano e quindi possiamo goderne quando vogliamo, poi invece passa una vita intera e non ci accorgiamo di non conoscere abbastanza e di non possedere abbastanza. Ma soprattutto non ci rendiamo conto di quanto agli altri piaccia ascoltare delle nostre storie e della nostra ricchezza. E le nostre ricchezze sono tantissime, solo che purtroppo spesso sono coperte da erbacce e dalla noncuranza. Se riuscissimo veramente ad ascoltare questo patrimonio e a renderlo narrazione, io credo che diventeremmo orgogliosi nel modo più sano e anche più biologico rispetto all'anduja. Ecco, secondo queste visioni
si sono definiti gli intenti e le prime iniziative di Tirrenide, a Tirrenide che nel mito era un continente sommerso. Un po' più vicino. Sentite, no? Noi vogliamo restituire il cielo per guardare lontano, per guardare dall'alto, per guardare con ampio respiro al presente, al passato e al futuro. E questo premio letterario, che ha la sua prima edizione, ha voluto partire proprio da un evento che nella sua ciclicità, per qualunque generazione, si fa sintesi di passato, di presente e di futuro, e che rappresenta la dimensione chiave della vita collettiva. Il tema della festa patronale, intesa non soltanto come atto religioso, ma soprattutto come atto sociale e antropologico, ha offerto a tutti la possibilità di recuperare e di rielaborare immagini di un patrimonio identitario che appartiene a tutti, a tutte le latitudini, tutte quelle credenze, quelle tradizioni, insomma quei riti che ancora permeano i nostri comportamenti. Chi non ha vissuto nella propria storia la fantasmagoria della festa patronale? Per molti di noi è l'evento che pervade le strade, i vicoli, che travolge tutti e cinque i sensi con colori, sapori, odori, immagini. È un tempo sospeso che ci proietta in una dimensione dilatata, in un incessante movimento, ed è il momento in cui lavora maggiormente la nostra memoria, che aggancia ricordi che poi ci portiamo per sempre. Nel nostro paese la festa patronale ha le dimensioni, più in senso verbale che reale, di un Expo su cui si gioca la credibilità e la bravura del sindaco e di tutta la sua amministrazione, e forse anche la protezione del santo, dalla scelta degli ospiti alla spettacolarità dei fuochi d'artificio che chiudono le quattro giornate di Paola, non di Napoli. Punta di diamante, faccio un esempio, è sempre la scelta dell'ospite canoro, il Toto Cantante, se ne comincia a parlare mesi prima. Insomma, e le critiche che non mancano mai nel dibattito popolare, che sono anche quelle rito ormai, fanno parte del rito. Da noi poi addirittura la festa patronale ha impregnato anche la lingua, creando un repertorio lessicale a parte. Dobbiamo stare tutti sotto al mantello. Compiamo il rito del panino fituso, che mi auguro che l'isteria bio e la post pandemia non metta fra le categorie protette, perché sennò ce lo sterilizzano e finisce lì. E poi dobbiamo fare la fiera, dobbiamo fare la fiera e acquistare pensierini per i nostri cari. Quindi un vocabolario che declina le sue espressioni a partire da una regola aurea che non ho coniato io, ma l'attuale sindaco, che al 4 maggio dobbiamo stare tutti a Paola. C'è una vacatio legis, sindaco. Gli abitanti, i residenti che in quel momento non sono a Paola e lavorano fuori, hanno bisogno di bisogna legiferare su questa condizione di ferie obbligate per la festa patronale. Io dico che questa capacità, allora, che ancora conserviamo, di continuare a creare un linguaggio comune, è già spia di una vitalità che va valorizzata, perché, come dice un poeta siciliano, un popolo diventa servo e povero quando gli rubano la lingua dei padri, e quando i paroli non figliano paroli. Perdere le parole significa perdere immagini e pensieri. Perdere le parole significa ammutolire. Perdere le parole significa perdere la libertà e diventare un popolo servo. Ora, anche quello che ci siamo prefissati a luglio è un altro atto di coraggio e di sfida, e ha sempre a che fare con le parole, perché siamo convinti che si possa aprire un nuovo modo di dialogare nella nostra terra e con la nostra terra, con chi la rappresenta e la abita da secoli, come le tre comunità di minoranza, quella occitana, grecanica e aribresh, che hanno potuto custodire la loro storia millenaria proprio grazie alla generosità della Calabria, terra da cui zampilla la bellezza, ma anche madre accogliente. E che Paola a luglio
eserciti l'antico rito dell'ospitalità e che i suoi confini diventino soglia di incontro e accoglienza e le sue piazze i luoghi della narrazione dell'evento Madre Calabria, non può che costituire per tutti noi motivo di orgoglio e di valorizzazione strategica delle nostre radici. Grazie alla vicepresidente Maria Cavallo, che ha sottolineato e ci ha ricordato l'evento di luglio, del quale sicuramente poi a conclusione parlerà il presidente. E adesso la parola alla nostra ospite. La cultura ci rende liberi. Maria Antonietta, a me è venuto in mente Don Milani immediatamente. C'è una sua frase che ricorre spesso, che dice più o meno che chi possiede 100 parole è servo e chi ne possiede... Altrimenti do il mio microfono. Le cedo il mio immediatamente. Dicevo, Maria Antonietta, Don Milani mi è venuto in mente immediatamente: chi possiede 100 parole è servo, chi ne possiede 1000 è il padrone. E noi vorremmo possedere più parole, noi vorremmo che tutti possedessero 1000, 10.000, 100.000 parole, perché la parola è espressione e esercizio del pensiero, che deve essere esercitato criticamente come esercizio di libertà. Io potrei presentare, la presento, la nostra ospite come presidente dell'Istituto Luca Coscioni, perché lo è. Ve la presento come ideatrice e conduttrice della Nuda Verità su Radio Radicale, ma mi piace presentarla come aderente all'Associazione Tirrenide, donna, libera, Maria Antonietta Coscioni. Grazie per i complimenti e per la bella presentazione. Quindi è una combinazione di coincidenze. Qualcuno direbbe il caso fa bene le cose, perché venendo qua, viaggiando in treno da Roma, pensando ad oggi, pensando al titolo La cultura rende liberi, ho pensato una coincidenza: oggi è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, ma non solo. A Milano, nella piazzetta Reale, a proposito del momento difficile della guerra, è stata installata un'opera di due artisti, Lorenzo e Simona Perrone, ed è un carro armato, un carro armato che è messo fuori combattimento, fuori uso, da una montagna di libri, simbolo della cultura, e con una frase simbolo: la cultura può fermare la guerra. Ed è un messaggio di questi artisti molto forte. Allora mi è venuto in mente, a proposito della Nuda Verità, la trasmissione di domenica scorsa, libro, cultura e democrazia. E allora, quando ho associato ovviamente l'invito di Carmelo Livello, era antecedente a questa combinazione di eventi, ho pensato: no, davvero il caso fa bene le cose. Quindi io sono davvero contenta di essere qua e di tornare nella città di Paola. Una grande responsabilità il titolo di questo intervento, La cultura rende liberi. Perché? Perché su cultura e libertà si potrebbero organizzare convegni per giorni, per settimane. E la cultura è tante cose. La cultura può essere, mi viene in mente il quadro di quel non felice
di quel non fortunato artista Antonio Ligabue, che sapeva a malapena un po' di, no, a proposito di lingue e di minoranze linguistiche, di svizzero tedesco e dialetto emiliano, e che tuttavia ci ha lasciato dei dipinti che straziano il cuore per l'angoscia e la sofferenza che ha saputo trasportare lungo le sue tele. E cultura sono anche le utopie di un architetto, Aldo Loris Rossi, che è una figura anomala nel panorama architettonico italiano, perché è sempre stato un po' guardato con sospetto proprio dall'ambiente accademico, quindi dai suoi colleghi accademici. E solo ora, proprio veramente di pochi giorni, lo si comincia a valutare per la sua idea della città struttura, per il materiale abitabile, per quella che definiva, come la definiva Zevi, urbatettura. Cultura sono oggi la fotografia, sono oggi la poesia, sono il design, il fumetto, il gioco e naturalmente il cinema, il teatro. Ed è incredibile che anche nelle scuole dell'obbligo e nei successivi corsi non vi siano momenti dedicati specificatamente a teatro e cultura, nel senso che queste due arti non siano anche visivamente portate nelle scuole e viceversa, se non episodicamente e saltuariamente. E io penso che dovrebbero ormai essere considerate vere e proprie materie. In fin dei conti mi viene da pensare, vedere una rappresentazione teatrale di Pirandello o di Molière, perché è meno cultura che leggere Manzoni? Ed è lo stesso discorso, potrebbe valere per Fellini e per Rossellini. Quindi io credo che cultura, libertà e libertà di cultura e libertà della cultura e anche libertà di ricerca. Ed è assicurare da parte dello Stato, quindi delle istituzioni, quelle adeguate risorse necessarie economiche senza le quali la ricerca non si può fare. E chi la vuole fare emigra. E nell'emigrazione di ricercatori e di studiosi non c'è nulla di male, questo è chiaro, a patto però che ci sia, io l'ho voluto chiamare, quella sorta di processo di impollinazione simile a quello delle api, cioè vanno, imparano, tornano qui e invece accade che una volta partiti non tornino e che i risultati delle loro ricerche, delle loro conoscenze, della loro cultura restino nei paesi che li hanno ospitati. Ecco, quindi cultura è qualcosa di sterminato, qualcosa di carsico, cioè tiri un filo e non sai mai cosa ne venga fuori. Faccio un esempio semplice, perché ovviamente sono in Calabria, perché la Calabria spesso è rappresentata, insomma, come una regione non ricca, una regione dura, una regione isolata. Ed è difficile per la sua conformazione geografica vederla in maniera diversa, oppure i collegamenti che ancora in alcune parti lasciano a desiderare. Ecco, io insomma nel superare questo immaginario, perché è spesso un immaginario, mi sono andata così a guardare e riguardare almeno solo gli scrittori. E Corrado Alvaro, Mario Lacava, Leonida Repaci, Fortunato Seminara, Saverio Strati, Domenico Zapponi e potrei citare Zanotti Bianco e soprattutto Tommaso Campanella. E recentemente a me ha colpito il carteggio pubblicato tra la Cava e Seminara. Sono delle lettere private che loro, quando erano in vita, non avevano per niente pensato di poterle pubblicare, erano amici. E quindi in quel carteggio si parla di vita, si parla di autentica voglia di sapere e di ricerca, quindi si coglie una ricchezza, e vivevano
in due piccoli paesi. Uno era Bovalino, quello Riecheggia, no? E l'altro mi è venuto, mi rimane sempre un po' difficile pronunciarlo. So che cade l'accento sulla O, quindi Maropati, che soprattutto negli anni 50 ovviamente non c'era un collegamento come adesso, non c'era internet, non c'erano i cellulari, la televisione, eppure quelle lettere, quella corrispondenza pubblicata da poco trasuda di cultura che non è sterile nozionismo, è piuttosto volontà di conoscenza. Ecco, forse insomma questo preambolo per arrivare a parer mio al cuore della questione, cultura e conoscenza. In quanto alla libertà penso che sia tutto quello che è prescritto nella nostra Costituzione, perché a parte questo, quel ritocco che l'usura del tempo può comportare, è davvero una eccellente raccolta di doveri e di diritti singoli e collettivi, ed ha però un grande pregio che i legislatori di oggi non sembrano avere, e che la Costituzione è scritta in un ottimo italiano. Ecco, anche chi ha la sola licenza dell'obbligo è in grado di capirla, magari non condivide ma capisce, è in grado di valutare. Arrivo dunque alla libertà. Se pensiamo bene, la libertà è anche fatta di cose semplici, come il passaporto, che ci consente, se vogliamo, possiamo di viaggiare, oppure di una tessera elettorale, che ci consente di esprimere, quando si vota, la nostra preferenza politica. Ma libertà è soprattutto consapevolezza ed essere coscienti delle poste che di volta in volta sono in gioco e liberamente decidere. Naturalmente la consapevolezza comporta la conoscenza, ed un grande Presidente della Repubblica, Einaudi, non a caso, fin nelle prime pagine delle sue prediche inutili scrive che un fondamento della libertà è quel conoscere per deliberare. Ecco, in questo i mezzi di comunicazione ed in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo hanno una grande, enorme responsabilità. Non dimentichiamo che la RAI, con tutti i suoi enormi, infiniti difetti e lacune, è ancora oggi la più grande azienda di cultura e informazione del nostro Paese. Ecco, nel bene e nel male influisce e influenza l'informazione del nostro Paese come nessun altro mezzo di comunicazione. Ecco, ebbene, consentitemi qui una digressione che può sembrare, per me non lo è, ma il 12 giugno si voterà per 5 referendum sulla giustizia. 5 referendum che vanno ad abrogare parti di leggi che personalmente io ritengo ingiuste, sbagliate, dannose in materia di giustizia, ma questo non è importante, perché io posso fare la mia valutazione, posso sbagliare, magari quelle leggi per altri sono utili e vanno conservate. Ecco, sarebbe bello però, sarebbe bene conoscere le ragioni degli uni e degli altri e per poter decidere sulla base delle opinioni che ci siamo fatti. Invece no, cioè manca la conoscenza, mancano una cinquantina di giorni, il servizio pubblico radiotelevisivo non ha ancora predisposto nessun programma che illustri il contenuto dei quesiti referendari. Non si sono neppure dati pena di dirci quali sono i titoli del referendum. E quindi questo è un clamoroso esempio di conoscenza negata. Potrei fare altri, però questo a me importa. Conoscenza negata significa che non si è messi nella condizione di sapere e di conoscere. Ecco, vedete come cultura, conoscenza, libertà, consapevolezza vanno a braccetto. E mi avvio insomma alla conclusione, perché a proposito di culture e di libertà ho parlato di due elementi fondanti, conoscenza e consapevolezza, però ce n'è un terzo che è innato ma va quotidianamente stimolato, nutrito,
è stato da te citato, la curiosità. La curiosità. La curiosità, ecco, attraverso la curiosità che si possono approcciare, gustare, comprendere quelli che usualmente si considerano classici, che possono essere Omero, Dante, che possono essere Shakespeare, Cervantes, Michelangelo, Giotto, Mozart, Albinoni. E classici nel senso che sono autori del passato e che hanno capito qualcosa del loro tempo e quindi capiscono qualcosa di ogni tempo. Capendo qualcosa dei problemi e dei drammi del loro tempo, riflettendo su quei problemi e drammi e cercando di farsene una ragione, mettono il dito su una qualche piaga o qualche fiore del giardino dell'umanità. E Benedetto Croce diceva che la cultura e la civiltà sono come il fiore che nasce sulla roccia, però come prodigioso che nasca ovviamente sulla roccia e come prodigioso la sua bellezza, così anche può darsi che un'intemperia, il passaggio di una capra, il gesto inconsulto di qualcuno strappi quel fiore e lo distrugga. E a me questa frase, a rileggerla, per tanti versi l'ho percepita oggi come terribile. Cioè, in parole diverse, in parole povere, non vi è certezza del destino umano, ma non vi è neppure certezza fuori dalla storia. Ecco, per lui ogni passaggio dell'umanità, anche drammatico, è un insieme, il tramonto di qualcosa e la nascita di qualche cos'altro, non meno importante. E come vedete, ci può portare lontano la tematica che mi avete proposto, ed è tutt'altro che esaurita. E quindi credo che potrei fare così, in conclusione, due validi suggerimenti. A proposito di Sicilia, perché Carmelo Livello lavora in Sicilia, mi è venuta in mente la domanda di un giornalista che rivolse a Leonardo Sciascia, e quindi ritorno a quell'immagine che mi ha portato qua della Piazzetta Reale a Milano, quale potesse essere un buon antidoto alla mafia. E Sciascia rispose: qualche corteo in meno e leggere qualche libro in più. E poi la stessa domanda venne rivolta ad un altro scrittore siciliano, Gesualdo Bufalino, e lui rispose che riteneva soprattutto utile mettere in campo un esercito di buoni maestri. Quindi io credo che assolutamente cultura è libertà. Quindi grazie davvero. Grazie. Ringraziamo Maria Antonietta Coscioni Farina per il suo intervento, la ringraziamo anche di essere qui presente con noi, veramente tanto, ha avuto un viaggio particolarmente faticoso, ma lo ha affrontato per noi, siamo felici che sia qui. Io prima di dare la parola a Carmelo Livella, al presidente dell'Associazione Tirrenide, per la conclusione, e prima di aver ringraziato voi tutti per essere stati con noi, voglio esortarvi a venire con noi. Mi è piaciuto molto il noi utilizzato dalla vicepresidente Maria Cavallo. Era il noi, ma era un noi anche molto ampio. Quindi vi esorto a aderire alla nostra associazione. Noi abbiamo teste diverse. Noi non seguiamo il pensiero unico. Siamo persone di provenienza, di cultura, di esperienze totalmente diverse. Però ci confrontiamo. Ci ascoltiamo, parliamo, al di là della politica, questo non che non ci interessa, ma deve rimanere fuori dall'associazione. Ma questa diversità, facciamo di questa diversità veramente una ricchezza, e questo può essere il substrato, anzi lo è, della cultura. E noi siamo in continua dialettica, anche soltanto tramite chat, come diceva la nostra presidente di giuria, grazie alla tecnica, no? Ci troviamo spesso anche in chat e continuiamo a far emergere il sommerso anche confrontandoci, dialogando, partendo da posizioni diverse, appunto. Quindi al di là della banalità, perché oggi va di moda la diversità, no?
ma veramente noi assaporiamo la diversità come ricchezza e ci confrontiamo tanto. Eppure siamo noi. Quindi vi esorto, venite, venite e continueremo con questo noi. Adesso le conclusioni brevissime al nostro presidente Carmelo Olivella. Buonasera a tutti e grazie. Grazie di essere qua, ma i ringraziamenti che voglio fare, io voglio partire da chi mi consente innanzitutto di togliermi questa mascherina un attimo, e poi vorrei ringraziare l'amministrazione comunale. Non è una dichiarazione di voti, non so nemmeno se il sindaco si ricandida e l'assessore faccia la stessa cosa, però noi, io devo dirlo, che ce li siamo trovati al fianco. Questo evento nasce in collaborazione con l'amministrazione comunale e io devo ringraziare, sono stati disponibilissimi, addirittura si sono proposti, noi abbiamo accettato ben volentieri, di come dire, elargire loro il premio in denaro previsto nel bando ai vincitori di questo concorso. Quindi io ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio Radio Radicale perché ancora una volta ha dimostrato di essere presente. Io so che oggi era presente anche in un altro angolo di Calabria, vero Maria Antonietta, Radio Radicale, perché è presente lì dove il territorio parla, dove il territorio racconta, ed è una cosa bellissima. Ringrazio Maria Antonietta Farina, che è nostra socia onoraria, ci tengo a dirlo perché ci fa piacere questa cosa, per la sua presenza e per la sua testimonianza. Una testimonianza che va ben al di là di quello che ci ha detto stasera, una testimonianza di vita, di impegno continuo. E poi io vorrei ringraziare questo manipolo, lasciatemi passare il termine, di soci di Tirrenide, perché è veramente un gruppo di folli, di quella bella follia sana. Può sembrare come si dice, professor Sacavallo, un ossimoro, una follia sana, ma è così, perché davvero Maria Cavallo prima diceva che concorsi letterari ce ne sono tanti, ma voi immaginate un pochino quante associazioni culturali ci sono. Tantissime, sorgono come i funghi, soltanto ora il regime fiscale sta in qualche modo regimentando la cosa. Però ditemi anche quale associazione culturale, questo l'applauso davvero lo voglio fare a voi, riesce a riempire una sala di un convegno parlando, speculando sulla cultura. Nessuno di noi, voglio dire, non stiamo facendo campagna elettorale, non siamo in lista, non ci candidiamo, non cerchiamo voti. Però la sala è piena, questo è molto bello, allora vuol dire che la gente, alla gente, piace anche ascoltare cultura, anche perché questo concetto di cultura, poi io lo voglio anche un pochino, come dire, smaterializzarlo un pochino, perché sembrerebbe un'associazione culturale, quale la nostra, Tirrenide, cara Maria Antonietta, non è un cenacolo di intellettuali, assolutamente, io ancora litigo con i congiuntivi, non è sicuramente composto da letterati, pensatori, di gente che si chiude nei pensatoi e immagina come potrebbe essere il mondo e come non è, assolutamente. La nostra concezione di cultura si rifà, e io l'ho virgoletto, ora non dico chi l'ha detto, ma voglio dire, capirete subito anche per non far capire la chiara matrice politica, per me la cultura, per noi la cultura resta sempre quella di creare una coscienza del proprio io, della nostra posizione all'interno della società, di saper individuare diritti e doveri di ognuno di noi. Per noi cultura è questo. Il concorso letterario si inserisce in questa spinta emotiva. Cercare di il concorso letterario lo voglio commentare con la frase che Andrea Lobianco, che non conoscevo, ho avuto il piacere di conoscere questa sera, che ha vinto con la sezione poesia, il primo classificato, ha detto una cosa bellissima: io non parlo, io scrivo. È meravigliosa questa cosa. Se non ci fosse stato il concorso letterario internazionale 4 maggio, che sindaco consenti, credo che sia il primo che si svolga a Paola di questo tipo, che fra l'altro giunge a compimento, addirittura c'è una seconda edizione probabilmente, noi non avremmo, cioè io Andrea Lobianco, il saper scrivere, il pensiero, l'emozione che mi trasmette Andrea Lobianco, non l'avrei conosciuta, non avrei saputo che a Paola esiste un ragazzo che preferisce scrivere piuttosto che parlare sin da quando era bambino. È una cosa meravigliosa, e ti capisco perché ho pure io questo problema. E poi... Però parlo anche troppo, dici. E concludo, allora concludo perché la vicepresidente mi invita a concludere. No. Volevo dire che questa del concorso, fra l'altro, lo accennava prima Maria Cavallo, appunto, si inserisce in un percorso culturale
che abbiamo intrapreso da meno di un anno, abbiamo distribuito in distribuzione il secondo numero della nostra rivista letteraria, siamo così presuntuosi anche da fare una rivista letteraria, che è aperta a tutti, chiunque volesse scrivere a noi farebbe piacere impaginarlo, e siamo in attesa di questa manifestazione che terremo, questa 4 giorni che terremo a luglio, che stiamo preparando in collaborazione sempre con l'amministrazione comunale, dove noi appunto questi 4 giorni Paola diventerà il centro anche della diversità, che è un termine bellissimo anche se ne abusiamo, calabrese, perché la Calabria, abbiamo detto più volte, è una regione strana, è avversata, cara Maria Antonietta, viviamo sulla nostra pelle episodi di razzismo, e poi invece la Calabria da secoli ospita il diverso, cioè in Calabria vivono da secoli comunità albanesi, occitani e grecaniche, quindi la Calabria è terra d'accoglienza, madre Calabria, infatti sarà la manifestazione che terremo a luglio, e a seguire non ci fermiamo, stiamo già pensando ad altro. Con l'aiuto, la collaborazione di Maria Antonietta dell'Istituto Luca Coscioni, noi entreremo anche nelle carceri, non con le manette spero, ma ci entreremo perché vorremmo coinvolgere anche chi vive dietro le sbarre a dare una manifestazione di interesse verso la cultura. Quindi voglio dire tutto questo senza chiedere voti, tutto questo senza chiedere soldi. Ci tengo a dirlo perché io sono il rappresentante di questa associazione, quindi io sono il più prosaico di tutti, e alcune cose bisogna dire. Nessuno di noi si candida, nessuno di noi, voglio dire, ha ambizioni di diverso tipo. A noi piace cercare di andare alla ricerca della cultura. Pensate un pochino che quella, l'esperienza che faremo, che cercheremo di fare, che organizzeremo fine estate, nel prossimo autunno, sarà quello di avvicinarci alle REMS, cioè che è davvero un qualcosa di particolare. Le REMS sono molto brevemente gli ex istituti psichiatrici, per cui noi chiederemo manifestazioni di interesse verso la cultura proprio a chi vive dietro quel tipo di sbarre, che è la peggiore, perché sono le sbarre della mente quelle là, e noi cercheremo di entrare là dentro. Chiaramente lo faremo aiutandoci con comitati scientifici, stiamo già cercando di investire, diventare un caso, per ora cercheremo di investire il dottore D'Alessandro, perché anche appartiene, diciamo, alle sue competenze professionali, e cercheremo insomma di andare, o di fare cultura. Ecco, per noi fare cultura è questo qua, cercare di diffonderla e di andare alla scoperta. Quindi il prossimo appuntamento è quello di luglio. Luglio è cominciato a pensare, come diceva Angela Maria, al tema del prossimo concorso. Introdurremo anche la sezione fotografia, caro Paolo, per cui il tema è il Mediterraneo, bellissimo. Caro Paolo Perrotta, sì, si diceva a te. A proposito, Paolo Perrotta, un'altra iniziativa di Tirreni, che sto andando così veramente più che a braccio in modo scomposto, ma nei primi giorni di maggio, dal 1 al 4 maggio, noi nei locali che l'amministrazione comunale ci ha messo a disposizione, che sono quelli che comunicano tra Piazza Rasseria e Via Valitutti, noi faremo una mostra sul 4 maggio grazie alle foto che ci fornirà Paolo Perrotta. Siamo in relazione con Paolo, quindi faremo questa mostra dedicata al 4 maggio, e chiaramente Paolo Perrotta non ci ha chiesto una lira perché non gliel'avremmo mai data, e però voglio dire, faremo cultura e diffonderemo le immagini del 4 maggio, vero Paolo? Con questo io davvero vi ringrazio davvero a tutti, e niente, alla prossima. A luglio, appuntamento a luglio, grazie ancora per essere stati con noi e complimenti ai vincitori. Eh beh sì. Grazie per la presenza. È la targa a Maria Antonietta Farina. Ecco qui. Hai vinto pure tu, visto? Facciamo dopo. E poi. Ah, oddio, senza.